ritrovati carissimi amici di Fanta World, terza puntata dei sondaggioni pre-asta, perché ci seguite su Instagram e noi ovviamente vi teniamo compagnia con questi bellissimi sondaggi tra chi pagare di più all'asta, ovviamente reparto per reparto. E oggi credo che la cosa più importante però sia che siamo tornati a fare i video tutti insieme. Insieme. Ben trovati. Salve qua. Nel nostro studio, sono commosso. Esatto. Da quanto non succedeva? Da tantissimo tempo. Più di un anno. Assolutamente. Siamo emozionati. Più di un anno. Infatti è stato difficile anche ricomporre un po' tutto il puzzle, no? Come si metteva la telecamera, come si mettono le luci, come fai? Una prima volta. Esatto, è stato bello ritornare comunque ad essere qui insieme a voi. Che a voi piace, perché ci avete richiesto in tanti, sì, sotto ogni video, ma quando tornate insieme, quando tornate? E vi abbiamo accontentato. L'abbiamo detto, ad agosto ci proviamo, ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti e ora ovviamente parleremo di questi sondaggi a cui voi avete risposto e noi andiamo a commentare un po' questi risultati che sono usciti fuori da questi sondaggi Instagram. Esattamente, allora io inizierei subito con un dubbio tutto al centrocampo, però si parla di centrocampisti comunque molto offensivi, non è che siano proprio dei mediani, no? Perché il nostro primo sondaggio è quello che mette insieme Soriano e Damsgaard, quindi c'è stato questo bel sondaggio. Salvo giustamente ha scritto: la stagione alla Soriano la può fare Damsgaard o la fa Soriano direttamente stesso? Soriano. No, cioè è proprio lui. Però c'è stato, devo dire, una cosa che non mi aspettavo io, così. Io me l'aspettavo sinceramente, perché l'europeo ha parlato, ha pesato tanto e vince Damsgaard 63% a 37%, quindi molto clamoroso. Secondo me ci stava che vinceva, ma non così tanto, con così tanto vantaggio, perché comunque Soriano ormai è una certezza. Damsgaard ha fatto un ottimo europeo, però bisogna vederlo se conferma questo andazzo. Esatto, ovviamente. Certo, può giocare in questo tridente con D'Aversa, può metterlo largo alla Kulusevski e promette, secondo questo me. Sì, questo sicuramente, cioè a livello di talento, secondo me, Damsgaard è superiore. Molto a Soriano, superiore, senza dubbio. Però bisogna vedere al primo anno in cui si dovrebbe consacrare. Questo è l'anno della consacrazione, esatto. Cioè tutti si aspettano buone prestazioni ogni giornata da Damsgaard, questa è la prova del Diciamo che lui viene visto praticamente come un primo slot di centrocampo. Non so se primo. Tu lo vedresti forse come primo del secondo slot? Nel secondo slot, ecco, non so qua dove collocarlo, però nel secondo slot di centrocampo. Quindi è una bella sfida secondo me fra i due, però sinceramente 63 mi sembra esagerato, nel senso che ci sta che vinca Damsgaard anche perché è più offensivo, appunto gioca magari ala, può rientrare col suo destro, comunque ha dimostrato di saper fare tante cose. Soriano è uno più che spazia per il campo, però certo 37% è poco. Secondo me i fantanatori hanno notato l'anno scorso che Vignato alla fine ha giocato spesso da trequartista nel ruolo di Soriano, e Soriano che gioca sempre ha giocato più dietro. Esatto. Quindi magari questo è stato doppiato. Sì, diciamo che la crescita dal punto di vista tattico di Soriano al fantacalcio è stata un po' una cosa penalizzante, perché lui abbiamo capito che sa giocare bene in tutte le zone del campo, però dal punto di vista del fantacalcio arretra e non va bene. Soprattutto a livello mantra. Sì, esatto. E se dovesse giocare dietro perde ancora. Cioè una T che gioca M. Giocherà secondo me un po' da trequartista, un po' da due. Mentre Damsgaard sarà sempre comunque in fase offensiva. Butia Damsgaard, esatto, confermato con l'anno scorso. A livello io comunque voto Damsgaard, voi? Sì, anche io. Sì, alla fine sì. Alla fine sì, però appunto, non mi aspettavo il 62%. Okay. Ecco, però ci sta ovviamente a votare il danesino della Samp. Vedremo che con D'Aversa cosa saprà ovviamente portare. Passiamo al secondo invece dei nostri sondaggi. Questo è un sondaggio molto più pesante, infatti è molto più equilibrato anche. Si parla di due punte, due delle migliori punte comunque della nostra Serie A, che hanno fatto benissimo l'anno scorso. E vediamo appunto il paragone fra Vlahovic e Lautaro Martinez. Appunto, lo vince Lautaro 53-47. Io vi chiedo, ma come fa a vincere Lautaro quando stiamo parlando non solo della prima punta titolare della Fiorentina, ma anche del rigorista della Fiorentina? Questo pesa. Io avrei votato Vlahovic, non sono molto d'accordo. Quindi dovete considerare che Lautaro comunque i suoi gol li fa prescindere perché gioca nell'Inter. Esatto. Quindi anche se non è rigorista, 20 gol li può anche fare. Stavo dicendo questo, secondo me ha pesato nella scelta dei nostri utenti, ha pesato il fatto che comunque giochi in una squadra migliore. E che è quella che ha vinto lo scorso campionato, è la favorita per lo scudetto, è comunque l'Inter, appunto è come compagno di squadra Lukaku. E quindi comunque perché tu dici, mentre Vlahovic avrà delle partite in cui la Fiorentina non soffrirà, esatto, non vincerà, quindi ne può risentire. Esatto. Questo avrà pensato. Avranno pensato. Secondo me è questo anche. Però al fantacalcio io, come Claudio, voto Vlahovic. Anche io. Di pochissimo, quindi comunque come risultati ci sta. Però esatto, avrei invertito i risultati. Perché è rigorista, soprattutto per quello. Rigorista titolare della Fiorentina. È la punta. Quindi. Rigorista mi viene a dire, tra l'altro, quasi infallibile. Quasi infallibile, ha messo a sedere Pulgare dagli 11 metri. Fantastico, fanno con quel suo sinistro. Se non fosse rigorista avrei votato Lautaro. Sì, esatto. Ha proprio a parità di... Comunque i rigori hanno un peso. Però i rigori pesano tantissimo. Assolutamente. Anche se Lautaro...
E se tanta lo roba. Prendi a meno di 100, secondo esatto, me fai l'affare. L'affarone, sì, e sì, può sì, capitare di prendere a meno di 100. Può succedere. Sì, può succedere. Dipende in quale leghe, dipende comunque anche, come si dice, no? Le dinamiche dell'asta, esatto, può succedere tanto. E quindi sì, occhio ovviamente. Occhio all'affare, ecco, perché se Vlahovic va a 150 e Lautaro a 90, Lautaro tutta la vita. Assolutamente. Il rapporto è esatto, il rapporto qualità-prezzo, esatto, assolutamente, esatto, ci vale tutto. Anche perché con quei 60 magari ti prendi un altro attaccante che è da affiancare appunto a Lautaro. Allora, terzo nostro sondaggio, quindi siamo partiti dal centrocampo, siamo andati all'attacco, torniamo dietro perché bisogna parlare delle certezze difensive, no? Due difensori, certezze, esatto, come dici tu, delle macchine da 6 e mezzo, perché? Anche se. Esatto, esatto, tra parentesi. Perché Kier e Mancini sono due dei difensori più, direi, anche continui della nostra Serie A, no? Anche a livello di voti e di prestazioni. L'anno scorso è stato forse il boom, la loro proprio consacrazione, esatto, a livello di voti. Esatto. Non hanno deluso completamente. Esattamente. Mai. E ovviamente vi abbiamo chiesto chi pagare di più all'asta fra il difensore danese, simbolo della Danimarca e anche del Milan, comunque, è l'italiano. Una puntata a tinte danesi. Esattamente, esattamente. È il difensore appunto della Roma al cospetto di José Mourinho, Mancini, e ha vinto Kier 55 Kier a 45, però per la media voto. Cosa sta per dire Claudio? Ma io qui in realtà un 50-50. Ah, pensavo avessi detto Mancini, secondo me vince Mancini perché è più avvezzo ai gol. È più avvezzo ai gol sicuramente, bonus, però Kier ha avuto una costanza pazzesca. Mancini invece capita che magari ti prende il 5 col giallo, esatto, e mai reputare c'è l'errore dietro l'angolo. E poi Kier è una macchina da non cartellini, al contrario. Esatto, assolutamente. Cioè lui sempre corretto, buoni voti, cioè se è mezzo, se è mezzo resta quello. Esatto, cioè non è se è mezzo meno 0,5. Esatto. Kier è molto difficile che prenda il giallo. Invece Mancini il però cartellino l'ha molto frequente. Sì, non saprei chi scegliere se dovessi scegliere fra due, quindi uno. Allora, io per come sono fatto voto Mancini perché mi piace più il difensore che mi porta il è gol. È più propenso, cioè, al gol. Io posso perdonare un giallo però perché un difensore mi fa 3-4 gol all'anno. Però chi resta sfortunato l'anno scorso perché delle volte sì, anche vicino, lui è andato vicino. È andato gol, vicino, quindi però non lo ha fatto. Non l'ha fatto. Quindi magari quest'anno ci aspettiamo due gol da Kier. Ma non sarebbero graditi. Esatto, sarebbero molto poco graditi. Ecco, però qua mi viene una curiosità. Li vedete nello stesso slot di difesa o uno superiore? Per me lo slot è identico, ti ripeto. Secondo? Perché comunque il per i difensori il gol è abbastanza casuale, certo, diciamo. Assolutamente. Quest'anno può fare Kier 5 gol, certo, ad esempio. Certo, può certo succedere di tutto. Ma secondo slot non lo so, cioè secondo me è fra gli ultimi del primo. Primo? Sì. Parliamo di centrali. Centrali sì, tra i primi sì, slot. Parlando sì, di mantra centrali sì. Probabilmente sì, probabilmente. Certo, al Classic non li pagherei da primi slot, attenzione. No? Certo, certo. Come DC puri sono tra i primi. Assolutamente, anche perché al Classic c'è tipo Gosens difensore. Esatto, già stai guardando. Esatto, Quadrado, figuriamoci. Tre ne abbiamo. Ce ne sono tanti. E però quindi vi chiedo, io avrei votato Mancini, voi due? Io voto Mancini, stavo dicendo il discorso, do tutto l'amore possibile a Kier, però all'asta mi prenderei Mancini a parità di prezzo. Io all'asta non saprei scegliere, quindi chi mi capita sono contento. Quindi dici butto magari sì, 15 crediti, esatto, o l'uno l'altro. Scatola nera, va bene. Sì, più che altro perché Mourinho lo apprezza molto Mancini, quindi anche sì, questa sì, è una cosa da considerare. Bisogna considerarlo assolutamente. Allora, a proposito di Milano e Roma, abbiamo anche un altro sondaggio. Si ripetono. Che esatto, sempre di giocatori di Milan e di Roma, stavolta parliamo di bomber di scorta, perché secondo abbiamo me chiesto appunto ai nostri utenti su Instagram, anzi ribadiamo anche all'interno del video che chi ancora non ci seguisse deve volare subito adesso. Direi di sì, anche perché l'asta si avvicina, no, i contenuti a partecipare, esatto, praticamente, e quindi i contenuti si avvicinano, i contenuti si avvicendano anche, si susseguono, e quindi diciamo seguiteci su Instagram. Quindi bomber di scorta, abbiamo chiesto chi pagare di più fra Olivier Giroud, il nuovo attaccante del Milan che dovrebbe essere il vice Ibra, e Borja Mayoral che è il vice Dzeko, ed è uscito fuori comunque un risultato schiacciante. Sì, esatto, è direi praticamente schiacciante, perché a favore di Borja Mayoral che vince 67% a 33, perché in teoria però dai, Giroud comunque un attaccante d'esperienza, un attaccante che ha vinto anche tanto. Ma l'aspettavo più vicino, sinceramente. Sì, anche io. Cioè che vincesse Borja Mayoral lo posso capire, però non così tanto. Mm. Voi che ne pensate? Ma cioè, è il fatto che anche io sinceramente fra due avrei votato Mayoral, per anche il fatto io, che già anche conosce io il nostro campionato, sì, comunque i suoi gol della fatto. Comunque l'anno scorso timbrava spesso e volentieri, sì, anche infatti da subentrato. Però non pensate che Giroud nelle partite in cui Ibra fisiologicamente non potrà giocare la 38, ovviamente, potrà essere un fattore nel Milan? Può esserlo, secondo me. Abbiamo già parlato in un bar io e Claudio di acquisto, sì, esatto, di Giroud, e io lo caldeggiavo come acquisto interessante. Mm. Quindi, anche senza Ibra? Anche senza Ibra, cioè da Jolly, ecco, te lo puoi prendere, esatto, perché comunque avrà le sue occasioni. Magari da ultimi slot, quinto, no? È lo sì, slot di Mayoral, diciamo. Se Mayoral esatto si prende da solo, anche lui si colloca esatto al quinto sì, slot, sì, comunque, perché comunque la Roma anche potrebbe intervenire anche sul mercato, sì, anche di fine, certo, di fine agosto, quindi chissà, arriverà un altro attaccante.
Comunque entrambi i due giocatori non hanno il posto assicurato, questo è ovvio. Ovviamente. Quindi sono jolly entrambi. Chi preferite fra i due? Questo è il succo alla fine. Secondo me io avrei votato anche Maioral. Votate Maioral? Io secondo me sono molto alla pari. Mi piace molto Giroud, sinceramente. Ci sta, ma ci sta a votare Giroud, anche per la... Pilapia ha preso la 9, quindi vedremo. Forse questo mi impedisce. Forse questo mi mette un po' di paura. Forse mi preoccupa. Questo può essere... Quel 33% secondo me quando hanno visto la maglia al numero 9. Mi preoccupa. E siccome li vedo molto alla pari, ti dico Giroud. Però Maioral... Vince Maioral per la democrazia. Vince Maioral. Niente di più. Allora, altro sondaggio, che tra l'altro è l'ultimo appunto della nostra rassegna, è praticamente tra due attaccanti che sono stati listati pro centrocampisti nel listone, no? del fantacalcio, ovvero l'esterno di Sarri, cioè Felipe Anderson, che è tornato alla Lazio dopo tanti anni, e l'esterno di Mihajlovic, nonché il rigorista del Bologna, Orsolini. Anche qui vittoria abbastanza schiacciante da parte di Felipe Anderson, che vince 68% a 32. Molti sono stati disperati, tra virgolette, comunque delusi da Orsolini, perché ci si aspetta sempre di più da questo. Sì, però lei è stato attaccante l'anno scorso, ricordiamolo. Infatti. Quest'anno è centrocampista. Sì, ha deluso, ma era attaccante. La PIL in effetti dovrebbe aumentare. Assolutamente. Però possono anche migliorare le prestazioni. Secondo me molti pensano al Felipe Anderson, che potrebbe essere con Sarri comunque devastante. Sì, questo è l'unica cosa. Sì, diciamo che Felipe con al mantra entrambi V, quindi esatto, si collocano lo stesso slot anche sul mantra. Assolutamente, però dico il fatto che siano, a parte che secondo me sono al classico, ovviamente i primissimi slot di centrocampo, cioè, entrambi possono essere, sì, tra, non li vedi come del secondo slot? Secondo me no, perché Orsolini è un rigorista e gioca sulla linea da tre quarti. Felipe Anderson gioca nel 4-3-3, largo a destra, a sinistra, quello che sia, e quindi, cioè, al massimo ultimi dei primi slot, esatto, sì. Che comunque mi sembrano veramente due ottimi giocatori. Allora, io avrei votato anch'io Felipe Anderson, ma proprio di pochissimo, non così netto. Forse anche io, ma sono due giocatori che non mi fanno impazzire, quindi... Peccano di discontinuità. Sì. Ah, sono molto discontinui. Orsolini comunque l'anno scorso è stato anche discontinuo. Poi comunque c'è sempre il ballottaggio con Skovolsen, dobbiamo sottolinearlo, certo, sempre. È rigorista, questo pesa comunque di, questo pesa di tanto, molto. Questo pesa tanto, ma... Io forse anch'io Anderson, solo per il fatto che magari da cura Sarri, tra virgolette. Dici, magari potrebbe migliorarlo, si può saltare, e poi, come diciamo, l'abbiamo conosciuto Sarri, no? Anche ai tempi di Napoli, lui solitamente quando trova una quadra e quegli 11 titolari, certo, sono, bisogna vedere quelli. Se Anderson parte titolare le prime partite, non lo schio di più. Ecco, esatto, questa è una cosa importante. Esatto, quindi è molto importante, quindi... il fatto anche che siano delle presenze continue. Esatto, se devi scommettere su qualcuno, io sì, vorrei più Anderson. Assolutamente sì. Assolutamente. Però entrambi li colloca lo stesso slot, anche come precedentemente Giroud e Maioral, anche loro come sono gli ultimi dei primi slot. Assolutamente, sono d'accordo con te. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa terza puntata dei sondaggioni pre-asta su chi pagare di più, ovviamente reparto per reparto. Torneremo ovviamente con un'altra puntata, per cui seguiteci su tutti i nostri canali social, commentate ovviamente in base a questi risultati cosa avreste votato voi, se siete d'accordo con le nostre analisi e se avete segnato qualcuno di questi nomi in vista dell'asta. Io saluto Salvo, alla prossima, video. Alla prossima, un saluto da Fantaporto.